Ciao miracoli! Benvenuti, benvenuta, benvenuto in questo nuovo video di EFT Tapping, questa potente tecnica che se sceglierai, se ti aprirai la possibilità di apprendere e imparare insieme a me, potrebbe davvero trasformare la tua vita. Allora, qual è l'argomento di oggi? L'autostima. Faremo un esercizio pratico di EFT Tapping, per aumentare l'autostima. Ti dico subito una cosa, una piccola premessa, promessa, premessa, prima di iniziare questa tecnica con me. Per prima cosa, caro miracolo, non c'è niente che tu debba aumentare. Pensi di non essere nato con l'autostima? Tu hai tanta autostima. Il tuo problema non è l'autostima. Il tuo problema è che probabilmente ti vuoi troppo bene. Ti ami troppo. Ma come, che dici, Stefano? C'è un ramo che io mi voglio bene e mi amo troppo. Se non ho autostima vuol dire che non mi voglio bene. No, perché tu ti stai proteggendo. Che voglio dire? Tu non fai quello che vorresti fare, perché trattasi questo dell'autostima, fare quello che vorresti fare, oppure no? Perché hai paura di provare una nuova delusione. Hai paura di essere giudicato, hai paura di essere ferito, hai paura che le altre persone possono pensare questo, quell'altro, vuoi sembrare sempre una persona positiva. Per questo ti vuoi troppo bene, perché ti stai proteggendo da un dolore che è ipotetico, un dolore che neppure nel passato ti ha mai ucciso. Perché se è vero che tu sei qui in questo momento, vuol dire, ad ascoltarmi, che quel dolore nel passato non ti ha mai ucciso. E quindi, tu che mi stai ascoltando, tu non hai un problema di autostima. Tu sei bloccato perché non sei pronto, pronta ad essere odiata, ad essere odiato, ad essere giudicato, giudicata. Non sei pronta, non sei pronto a non piacere agli altri. Ti risuona, vero, eh? Se tu in questo preciso momento scegli di essere pronto, pronta ad essere odiato, odiata, a non piacere agli altri, allora accade che l'autostima arriverà da sola, perché farai ogni volta quello che vuoi. Sarai pronto, pronta ad affrontare il mondo. Quindi è per questo motivo che ti dico che tu ti stai amando troppo. Ti stai proteggendo troppo. Sei pronto? Sei pronta ad essere odiata? Odiato? A non piacere? Sei pronto? Sei pronta ad essere te stesso? A dire cose che potrebbero non piacere agli altri? Ma solo una cosa puoi fare su questa terra, per essere felice e raggiungere i tuoi sogni: essere te stesso. Allora, questo video potrebbe essere davvero una grande risorsa per te. Fammi
Fai questo esercizio con me tutte le volte che puoi, che hai tempo, eh? E se vuoi fare un percorso con me, spirituale, di coaching, cambiare questa vita, sei determinato finalmente, scrivimi su Instagram, eh? Ma solo le persone fortemente determinate. Ok? Quindi mi scrivi su Instagram se vuoi cambiare, svoltare finalmente questa vita. Intanto fai con me questo esercizio gratuito che già ti aiuterà tanto. Allora, ripeti con me questi picchiettamenti e queste parole. Anche se non sono ancora pronto ad essere giudicato, a non piacere agli altri, a essere odiato, a dire la mia. Io vado bene così. Mi accetto e mi voglio bene. Cambia mano. Anche se non mi sento ancora pronto a tuffarmi nella vita, a prendermi quello che è mio, a prendere questo posto nel mondo. Io vado bene così. Mi accetto e mi voglio bene. Cambia mano. Anche se ho ancora paura ad essere giudicato, odiato, io vado bene così. Mi accetto e mi voglio bene. Questa paura di essere me stesso. Questa paura di espormi, questa paura di essere giudicato, questa mia paura, questa paura di esprimermi, questa paura di essere amato, odiato, questa paura di non piacere, queste mie paure. Questa mia assenza di coraggio, questa mia incapacità di tuffarmi nella vita, eh? Ma solo se sono pronta, pronto ad essere odiato, che posso essere amato. Solo se sono pronto al rifiuto, posso essere accettato. Solo se sono pronto a non piacere, allora che posso piacere. Solo se sono pronta, pronto all'insuccesso, e allora arriverà il successo. Perché dopo alcuni rifiuti, arriva sempre un sì. Anche che siano 3, 4, 5 rifiuti, ma prima o poi arriverà il sì. E quindi, come ti sta aiutando? Ripetitelo, come mi sta aiutando questa mia protezione? Scelgo di tuffarmi nella vita, scelgo di essere me stesso, scelgo di non aver paura, scelgo di vivere la mia vita con coraggio, scelgo di essere completamente me stesso. Scelgo di andare verso la mia direzione. Scelgo di agire. Scelgo di essere forte. Scelgo di essere determinato, produttivo. Scelgo di aprirmi al mio intuito, eh? Scelgo di conquistarmi la mia autostima. Scelgo di creare la mia autostima, sconfitta dopo sconfitta, e poi arriva la vittoria. Scelgo di agire, scelgo di agire, miracolo. Fai un bel respiro con me. Ah!
Ti ringrazio di aver fatto questa pratica con me. Falla tutte le volte che vuoi perché meriti una vita come un'opera d'arte, eh? Diceva Gabriele D'Annunzio. Scrivimi, eh? Se vuoi veramente cambiare la tua vita, scrivimi in privato su Instagram. Possiamo fare un viaggio spirituale assieme, eh? E io sono un coach dell'azione, mi piace l'azione. Quindi agiamo assieme e cambiamo questa vita. Ciao.